Un momento importante, una giornata importante per te. Adesso c'è l'emozione, no? Beh, una portata di affetti, una giornata di ricordi, fino almeno alle 2:30, dopodiché ci sarà la gara. Ecco, di qui alla panchina quale sarà il momento più emozionante per te, pensi? Beh, penso quando entreremo in campo, poi passerà. All'interno, hai capito Piero? All'interno! Dopo 10 anni tra pattoni, separato in casa della signora. In suo onore, Juventus-Inter mostra due facce opposte. Un primo tempo a energie fresche molto brillante. Una ripresa dopo il mercoledì di Coppa decisamente più fiacca. È un autogol di Ferri ad aprire nel modo più rocambolesco il Trapattoni Day. La ripresa dal basso documenta la portata della beffa per Zenga. Nell'Inter la mente è Passarella a sostegno di Matteoli, mentre il braccio è Piraccini, che non fa rimpiangere Tardelli. I nerazzurri non si lasciano traumatizzare dallo svantaggio e reagiscono coralmente, con il piglio di chi non vuol sottoscrivere la resa anticipata. Tacconi spezza un duetto Passarella-Altobelli. Nella Juventus e Platini, dopo l'assenteismo di Madrid, timbra e lavora, mentre alle sue spalle Mauro funge spesso da regista a tutti gli effetti. I bianconeri sfruttano gli spazi concessi dagli avversari e denunciano una confortante vitalità, nonostante i travagli di infermeria. Trapattoni muove con sapienza i fili del suo teatrino e i nerazzurri in campo si confermano tutt'altro che marionette. Un tiro di Matteoli chiama in causa Tacconi. Ed ecco uno scherzo da far drizzare i capelli a Zenga. Platini, servito da Briaschi, lo vede spiazzato e tenta il pallonetto. Scusa, primo tempo discreto, no? Juventus in vantaggio. Sì, direi di sì. Abbastanza bene, insomma. Giocano, hanno pure un po' tutti e due, si controllano. Noi siamo stati fortunati ad andare in vantaggio sull'autogol. Però stiamo giocando abbastanza bene, insomma, con intelligenza, con un po' di buon senso. Cosa provi a vedere Trapattoni contro la Juventus? Beh, insomma, Tra per noi è stata una mezza istituzione, diciamo. Ha fatto molto bene, direi che anche in questi 10 anni ha imparato molto bene. È un problema Platini per la Juventus? No, assolutamente. Platini è sempre un grandissimo giocatore, si fa sempre temere da tutti, bisogna che lo marchino molto bene tutti, quindi almeno uno o due uomini li tiene sempre impegnati. Per Juventus-Inter, anche se lei è un tifoso dell'Avellino, è piaciuta la partita? Non molto, spero che il secondo tempo sia più interessante. C'è stato un gol che è un incidente e poi nessuna delle due squadre credo che stia dimostrando di poter vincere. Sentiamo da Giovanni Trapattoni che cosa è successo al ritorno in campo dopo il primo tempo. Sì, c'erano Cabrini e Platini che facevano un po' i furbi con me, salutandomi, e guardavo sempre loro, non mi accorgevo che avevo già superato la metà campo. Quando mi sono diretto verso la panchina mi sono accorto che era quell'altra e sono tornato giustamente sui miei passi. Comincia la ripresa. E Trapattoni chiede con rabbia a se stesso di prendere a pugni le nostalgie del passato. L'Inter merita il pareggio e lo agguanta con Altobelli. I calci piazzati tengono in allarme Tacconi. Passarella è in vena e per poco non gli riesce il gioco di prestigio. I riflessi cominciano per tutti ad appannarsi. Madrid e Varsavia appesantiscono le gambe. La Juventus preme ma è costretta a chiedere a Brio la conclusione più pericolosa. E di Vignola infine l'occasione che potrebbe rilanciare i padroni di casa, ma il risultato non cambia. Trapattoni esce a testa alta. Marchesi aspetta di togliersi troppi cerotti.